Nel 2005 la regione ha emanato una direttiva che ha definito i centri hub per le malattie rare. In particolare ha definito che l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Cona, ex Sant'Anna, sarebbe stata il centro hub per la malattia dei talassemici. Quindi è un punto importante a livello non solo regionale ma nazionale, perché voi sapete che i centri hub delle regioni rappresentano sia il punto di coagulo, di riferimento, delle linee guida comuni, dei protocolli per tutti gli SPOC della regione Emilia-Romagna, ma anche un polo di attrazione importantissimo per i pazienti fuori regione. Tanto per darvi un dato, ogni anno più o meno il centro accoglie e segue regolarmente 250 pazienti, a questi se ne aggiungono oltre 100 che vengono da fuori regione, quindi capite la grande rilevanza di questo centro non solo per la nostra regione. Quanto è importante la sinergia tra la stessa direzione, l'associazione dei pazienti, dei familiari dei pazienti e tra i clinici? Quanto è fondamentale secondo lei? Guardi, io ho sempre pensato, e ne ho la riprova in questo caso, che la perfetta sinergia tra il mondo del volontariato e le organizzazioni e i clinici, ovviamente il mondo del volontariato arricchito dalle associazioni dei pazienti, dei parenti dei pazienti, rappresentino proprio quell'elemento sinergico che potenzia la capacità di assistenza. Intanto perché tiene sempre viva l'attenzione su alcune tematiche, perché promuove la ricerca anche concretamente con fondi che ricordiamo non ci mancano rispetto alle donazioni che provengono dall'associazione o da aziende, diciamo, stimolate dall'associazione stessa, e queste risorse servono anche per fare quella ricerca che, come dicevo prima, il professor Veronesi dice che serve a dare una migliore assistenza.